unito in Dio è amore, egli stesso è amore, e tutto quello che fa è amore. Infatti, quando uno riflette sui doni ricevuti da Dio, non sa quale lo stupisce di più. Per esempio, l'amore che si manifesta nel sangue versato da Cristo sulla croce. Quella morte è stata redentrice e ha avuto come obiettivo perdonare i nostri peccati. Lui ha pagato per noi e le sue ferite sono state quelle che ci hanno curato. Non è morto per i giusti, i quali non esistono, ad eccezione della Vergine Maria, ma per i peccatori, per tutti noi. L'unica condizione che Dio ci pone affinché il suo amore redentore possa avere l'effetto desiderato è il nostro pentimento, chiedere perdono e avere il proposito di ravvedimento. Il suo perdono è gratuito, non ce lo meritiamo, e il nostro pentimento non lo compra, ma senza quel pentimento mettiamo un ostacolo che gli impedisce di salvarci. In quel caso il suo piano di salvezza diventa vano, rendendo parzialmente inutile il suo sacrificio. Quindi il proposito di questa settimana è ringraziare Dio per il suo perdono, in due modi. Il primo, cercando di non offenderlo mai, perché ogni offesa è come una nuova crocifissione. Il secondo, pentendoci e confessandoci se abbiamo peccato, in modo che il suo piano di salvezza possa realizzarsi in noi.